Il Licata a caccia della qualificazione oggi a Caltanissetta. I gialloblu di mister Mimmo Bellomo devono vincere o pareggiare con uno score da due reti in su per superare il turno di Coppa. Qualsiasi altro risultato, ad eccezione dell'1-1 che manderebbe la sfida ai supplementari, qualificherebbe infatti l'Atletico Caltanissetta. Il pareggio con gol dell'andata aveva lasciato diversi rimpianti in casa gialloblu anche alla luce delle buone occasioni da gol prodotte. Alla sfida di oggi ci arriva un Licata in grandissima condizione, come testimoniano le 4 vittorie consecutive in campionato che hanno permesso gli uomini di mister Mimmo Bellomo di alimentare la scalata in classifica, piazzandosi al quarto posto a quota 13 punti. Andiamo convinti e sapienti che dobbiamo sicuramente andare a fare la partita, vogliamo farla, vogliamo qualificarci. Non sarà facile perché l'avversario è un avversario solido, è una delle migliori squadre di questo campionato. Sicuramente sarà una partita abbastanza dura, in quanto anche le condizioni, penso, meteorologiche del campo non saranno proprio delle migliori. Per la sfida odierna il tecnico dovrà fare a meno di diversi interpreti, a partire da Fabrizio Grillo. L'esperto centrocampista nel match di andata ha rimediato infatti un cartellino giallo che per somma di ammonizioni gli impedirà di scendere in campo oggi. Mancherà anche Venniro, colpito da un affaticamento muscolare e che non verrà rischiato. Nel reparto avanzato Zarbo scalpita per una maglia da titolare dopo il gol della sicurezza realizzato a Gela. Assente anche Antona, che ha giocato con la Juniores. Noi andiamo un po' incerottati in quanto Venniro non sarà della partita per via di un affaticamento muscolare, non può essere rischiato anche in virtù e in previsione di domenica e delle prossime partite, e tra l'altro stamattina era pure con qualche grado di temperatura, con un po' di febbre. Anche Antona, che ha giocato tra l'altro nella Juniores, non è nei convocati. E poi abbiamo Grillo, che è squalificato perché per la somma di ammonizioni che ha avuto nelle precedenti partite, ma questo non sta, a significare nulla per quanto sarà e per quello che sarà e deve essere il nostro atteggiamento in campo.